Era il 25 marzo del 1957 quando sei paesi europei firmarono in Italia i trattati per la costituzione della Comunità Europea e per l'energia atomica. Quel giorno a Roma nacque l'Europa Unita. Per celebrare i 60 anni dei trattati, anche Vibo Valentia, su iniziativa del centro Europe Direct del Comune, ha voluto organizzare una tavola rotonda dal titolo "A 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, il sogno europeo è ancora attuale?". Al tavolo dei relatori, tra gli altri, l'avvocato Armando Veneto, penalista calabrese e attuale presidente del Consiglio delle Camere Penali Italiane, già parlamentare ed europarlamentare. L'Europa ormai non è soltanto una realtà, ma è un imperativo storico. Cadono le barriere e si uniscono i popoli che hanno un idem sentire e le radici dell'Europa sono unitarie. È seguito l'intervento di Mario Caligiuri, direttore del Master in Intelligence e già assessore alla cultura della Regione Calabria. L'Europa è una grande idea politica ed è indispensabile affrontare i problemi globali come l'immigrazione, come le mafie, come il terrorismo, con risposte globali. Quindi c'è bisogno di più Europa, con più cultura, con una classe dirigente che adesso non c'è, che possa fare dell'Europa il suo punto di forza. Cristina Iannuzzi per la Cinus 24.